Le Vigne De Caro, dalle colline di San Vincenzo La Costa e di San Benedetto Ullano. Le migliori uve, il miglior vino. Dal giusto connubio nascono gli inconfondibili vini De Caro. Azienda Agricola De Caro, San Vincenzo La Costa. 0984 40 42 08. I vini delle cantine De Caro li puoi trovare negli ipermercati e supermercati Il Gigante. Buonasera e ben ritrovati gentili telespettatori a questa nuova puntata di Terminal 1. Questa sera qui con noi Mattia Del Conte. Buonasera Mattia. Buonasera, ciao a tutti. Grazie per essere qui con noi stasera. Mattia è un musicista ma è anche laureato in linguaggi multimediali. Nome d'arte, dillo tu. Ecco. Ecco. Perché... Semplice. Ecco, semplice ma dice tante cose insomma. Mattia, ti abbiamo invitato qui perché tu sei un volto giovane che è appassionato di musica, ma non solo, la musica la fa, esatto. Anche, quindi, o almeno ci prova in tutti esatto, i modi. Ci prova, mi piace. Ecco. Ci si prova. Sì, ma perché comunque poi lo vedremo nel corso di questa puntata, il settore è quello che è, insomma, poi c'è stato l'avvento del web che ha un po' scombinato le carte riguardo il music business, eccetera, ma partiamo dall'inizio. Tu sei, abbiamo detto, sei un musicista. Com'è nata questa passione per la musica, ma soprattutto come ti è venuto poi di diventare musicista? Ma allora, diciamo che la passione per la musica è un po' come tutti i musicisti alle prime armi, quando ero ragazzino, ho iniziato, sai, un amico ti passa il CD, mi è stato passato un CD degli Shandon, che è una band che non so se molti conosceranno, mi sono innamorato, ho sentito questi suoni, queste chitarre, sono partito con il rock, mi sono iscritto subito a chitarra classica, dove facevo rock, il mio insegnante mi odiava un po', e così è nata appunto la mia passione per la musica. Poi con gli anni mi sono, diciamo, specializzato, ho iniziato a suonare chitarra classica, elettrica, acustica, sono passato anche all'elettronica, quindi diciamo che con gli anni questa passione è diventata un po' più concreta. Ho studiato canto per molti anni in accademia, quindi da passione è diventato qualcosa di più, di quasi, più. Diciamo una malattia. Purtroppo la musica fa questo effetto, sì. E comunque è qualcosa di speciale la musica, insomma ti trascina, quando ti prende, è difficile combatterla. Esattamente. Però mi dicevi appunto che è diventato qualcosa di più al punto da far nascere in te il sogno di sfondare, di farti conoscere. Esattamente. Diciamo che adesso ho 25 anni, quando ero più ragazzino quel sogno di sfondare proprio era più grosso. Adesso mi piacerebbe cercare solo di vivere della mia musica, non mi interessa troppo quell'apparire. No, nel senso che non mi interessa più quell'apparire. La fama, diciamo, esatto, fine a se stessa. Fine a se stessa non mi interessa, mi accorgo adesso che forse non mi è mai interessata. Diciamo che a 18 anni ho avuto la fortuna di firmare il mio, anzi a 17 anni, firmare il mio primo contratto discografico con Rai. È stata una bella avventura e mi ha fatto appunto capire che forse era la strada giusta o forse no, però si stava incanalando in quel mondo lì. Quindi ho fatto tante esperienze sia in radio che in TV. A stretto contatto con la discografia, quindi ne ho capito un po' le dinamiche, cosa che poi ho portato anche dal lato degli studi, nel senso che avendo poi fatto l'università mi sono specializzato in comunicazione e appunto la mia tesi era sull'industria discografica, visto che la conoscevo bene mi sono lanciato, diciamo, in questo argomento. Industria discografica che però, ne parlavamo prima dietro le quinte, ha subito dei cambiamenti con l'avvento di internet
ovviamente, quindi la possibilità illimitata di poter pubblicare online un proprio pezzo, un proprio brano, senza doversi preoccupare del contratto, eccetera. Sì. Come la vedi questa? Diciamo, io non sono un disfattista del web, anche perché ci vivo, è il mio oramai pane quotidiano, e quindi non sono un disfattista. Diciamo che il web ha due lati della medaglia. Da una parte ha un po' distrutto la discografia, nel senso che i dischi non si vendono più, che quel modo di fare la discografia a vecchio stile non esiste più, che anche i ragazzi, le nuove generazioni, hanno un modo totalmente diverso di apprendere la musica, e non c'è più quella cosa che magari avevo io a 15 anni di aspettare l'uscita del disco per andarmi a comprare il fisico. Non ci vede un ragazzino di 15-16 anni oggi col CD in mano, è molto molto difficile. Esatto, è molto difficile, perché siamo entrati nell'era del singolo, cioè dove l'album ha sempre meno importanza e vive quasi di più, forse chi fa uscire un singolo alla settimana ed è sempre sul pezzo. E diciamo che però dall'altro lato ha dato molte opportunità, tanta gente che magari non sarebbe mai potuta uscire ha vissuto della sua bravura anche sul web, quindi prima da comunicatore, dopo da musicista, e ne ha fatto una sua professione. Cioè, guarda, come dico un nome su tanti, Fedez è nato così. Infatti, e tanto di cappello. Beh, non solo lui, il web sta lanciando un po'. No, tantissimi, ho preso lui perché diciamo che è la figura del momento, di riferimento. Ma non pensi che forse il fatto che la musica sia, tra virgolette, esplosa anche sul web sia dipeso anche dal fatto che il costo della musica, il costo di un CD era veramente diventato, lo è tuttora, forse qualcosa di non proprio abbordabile per tutti? No, diciamo che il disco deve essere una cosa che tutti possono ascoltare e possono arrivarci. È iniziato a costare veramente tanto. Adesso con i nuovi metodi, vabbè, YouTube su tutti, perché ormai molta gente ascolta, l'80% della musica l'ascolta su YouTube. Però diciamo che ad esempio con Spotify si è arrivato a un nuovo modo di ascoltare la musica. Io ad esempio sono abbonato a Spotify, mi pago il mio abbonamento mensile, però posso ascoltare tutta la musica che voglio, e c'è veramente un database infinito. Quindi è un nuovo concetto proprio. È un nuovo concetto di percepire la musica. E tu come ti sei, diciamo, trovato in questo? Devo dire bene. Ti stai trovando anche adesso? Devo dire che mi trovo bene, perché è un modo anche forse più diretto per arrivare alla gente. Si può arrivare alla gente, anche a gente che non ti conosceva, mentre prima, se non passavi comunque dalle radio, non passavi dalla televisione, non avevi, diciamo, la comunicazione, la stampa, la comunicazione, certo, ordinaria, alle spalle, possiamo insomma dire, che funziona ancora tanto oggi, certo, per fortuna. Però adesso anche senza quella può arrivare dappertutto, quindi magari per un pezzo che hai messo su internet senza magari fare neanche troppa promozione, che quello, sì, è tutto un altro discorso, puoi magari trovarti un commento di una persona in Svezia che ti fa i complimenti per il lavoro che hai fatto, che comunque sono soddisfazioni, magari non, certo, hai fatto chissà che cosa, però con un piccolo mezzo, un computer, sei arrivato dalla parte opposta del mondo, quindi certo, è interessante. Certo. Tornando invece a quando, a qualche anno fa, a quando hai esordito, diciamo, in qualche modo, perché se non sbaglio sei arrivato a Sanremo o l'hai sfiorato? L'abbiamo sfiorato, sì. Con l'abbiamo la mia, perché? Perché suonavo con la mia prima band, cioè non primissima, però la prima con cui ho fatto qualcosa di concreto, con cui abbiamo firmato appunto il contratto discografico, Antigua. Uh-huh. E siamo arrivati tra i finalisti di Sanremo, quindi abbiamo tentato quella strada, per quanto non fosse, diciamo, nei nostri pensieri più, però ci abbiamo tentato, non me ne pento, nel senso che magari lo rifarei, dovresti, anche non... Poi eri abbastanza giovane. Sì, cioè, avevo 18 anni. Quindi... Beh, a 18 anni calcare il palco dell'Ariston? No, sarebbe stato Ariston, esatto. Voglio dire. No, ma è già stata una soddisfazione arrivare tra i 50 finalisti. Infatti, descrivici un po' cosa si prova quando sei lì e ti trovi davanti una platea di gente sconfinata, e stiamo parlando comunque del pubblico di Sanremo. Sì, no, allora non siamo saliti sull'Ariston noi. Allora praticamente ti spiego brevemente, certo, come funziona. Spiega. C'è una prima selezione enorme dove, sì, ognuno manda il suo pezzo sulla rete. Okay. E di questi pezzi vengono selezionati 60 finalisti, anzi, okay, prima 120. Mm-hmm. Da quei 120 vengono scremati 60, e questi 60 vanno a Roma davanti alla giuria e ai presentatori del festival a esporre il proprio brano, ne vengono selezionati
selezionati, di solito dipende dall'anno, quell'anno se non sbaglio erano 10-12. Okay. E poi noi siamo scartati in quella fase, però è stato un piacere anche conoscere quasi... Morandi, fare scambiarci due chiacchiere, infatti, è stato piacevole. Io infatti leggevo poi tra le varie note biografiche che ho trovato in giro che hai avuto anche l'opportunità di lavorare con diversi artisti. Sì, diciamo che negli anni abbiamo collaborato con molti artisti, abbiamo anche, diciamo, suonato sullo stesso palco, abbiamo suonato con Ron, che è stato un nostro grande amico, con Mango, con Francesco Renga, con Valerio Scanu, non lo so, un po' Niccolò Fabi, certo. Diciamo che ne abbiamo incontrati tanti durante gli anni. E con ognuno di loro abbiamo sempre avuto un piccolo ricordo interessante da comunque portare a casa con un sorriso. E voglio dire, non si ha tutti i giorni l'opportunità di collaborare con una... No, è tutta scuola, tra l'altro. Quello volevo arrivare, certo. Appunto. Cioè, una cosa magari è collaborare con un ragazzino che come te è appena uscito e per certo. Carità potresti avere tanto da imparare anche da lui, ma... Comunque gli anni di esperienza alle spalle fanno una differenza, metti un fanno Mango, tantissimo. Metti un Renga, metti un non lo so, immagino che abbiate tentato di rubare con gli occhi o con le orecchie, forse è il caso di dire. Sì, assolutamente, diciamo che da questi grandi artisti c'è solo da imparare. E dall'atteggiamento, da come stanno sul palco. Ad esempio, una volta ho fatto un semplice soundcheck con Eugenio Finardi e io ero allibito, ero imbambolato e allibito dalla professionalità che aveva. Poi lui, essendo fonico, diceva anche i tagli di frequenza che dovevano fargli sul microfono. Cioè, è stato veramente una buona esperienza. Assolutamente. Poi sì. Nel frattempo la regia ci sta proponendo un filmato che riguarda invece un progetto che tu hai avviato, che riguarda insomma un progetto didattico, se vogliamo così dire, che si chiama, diciamo, per DJ, se sì. Non sbaglio. Allora ti faccio una piccola correzione. Certo. Diciamo, allora, il video che stiamo vedendo è una delle tante serate con cui ho collaborato e organizzato a Milano e in tutta Italia come sì. DJ. Diciamo che ho iniziato il mio percorso da DJ con un gruppo di musica EDM, si chiama Parvis Gang. Poi negli anni ho fatto varie cose, nel senso che faccio sia dei DJ set rock, che da dove arrivo, DJ set EDM, ascolto molta chill out, deep house, e quindi negli anni il DJ è diventato qualcosina in più, che prima toccavo un po' i tasti, poi sì. Mi sono appassionato anche a quello, e appunto adesso da gennaio inizierà questa nuova avventura con la New Ways School di Cesano Boscone, dove appunto farò un primo approccio al mondo dei DJ, quindi delle lezioni a soprattutto ragazzini che vogliono avvicinarsi al mondo del DJ con un occhio però alla professionalità artistica e da musicista. Quello mi è piaciuto, ho accettato la sfida. Un attimo, perché non posso esimermi da questa domanda. Mi devi perdonare, io ho un background musicale, non come il tuo. L'aspetto. L'ho pizzicato, l'ho annusato, e quindi ti faccio questa domanda. Hai fatto un'ottima distinzione, cioè voler dare un aspetto musicale tecnico, tra virgolette, a quello che è quello che si dice suonare i piatti. Certo. Ok, io lo dico con un tono un po' sprezzante, non me ne vogliate voi del pubblico. Fammela questa differenza, perché cosa rispondi tu a chi, per esempio come me, ho l'onestà sì. di ammetterlo, dice che chi fa il DJ non si può definire fino in fondo un musicista, perché non ha uno strumento. Certo. Semplicemente, scusate, forse per ignoranza parlo, quindi sono qui pronta ad ascoltarti, ma mette insieme dei suoni campionati piuttosto che delle basi. Certo. Non c'è lo strumento che crea da diciamo sé. Che ci Spiegaci. Sono due tipologie. Allora, c'è il DJ che è un performer, quindi okay. è uno che suona della musica per un pubblico. Okay. Poi ci sono i DJ producer. Suona la musica, cosa sì, intendi? Sì, con i piatti intendo. Perfetto. Mentre okay. il DJ producer è uno che fa anche le sue musiche, quindi è un produttore di elettronica e poi le fa anche ascoltare. Okay. Diciamo che per me il lavoro del DJ, prima che è tecnico, perché ci sono molti che sono tecnicissimi, sono bravissimi, però magari non arrivano al punto. Perché devi anche trasmettere. Esatto, qualcosa, per me il punto è un buon DJ deve avere innanzitutto un bel background musicale, quindi okay. scegliere
le canzoni giuste per metterle al momento giusto, quindi sì, avere un'apertura mentale su, anche magari su tutti i generi, per mescolare nel modo giusto, e poi deve capire la pista. Diciamo che uno che cos'è ha, una pista? La pista da ballo, diciamo, ignorante. La pista dal pubblico a cui, okay, per cui sta suonando, okay, in quel momento. Quindi diciamo che un DJ che va dritto per la sua strada senza ascoltare il pubblico e la pista, secondo me, dal mio punto di vista, non è un buon DJ, perché okay, il ruolo massimo del DJ, lo scopo del DJ è far divertire la gente, quindi senza tecnicismi troppo esagerati. Poi c'è un pubblico che vuole anche quello e gli si dà quello, però dal mio punto di vista è far divertire la gente, quindi mettere la canzone giusta al momento giusto. Diciamo che se sei a una festa di 50 anni di persone che vogliono Maracaibo e tu gli metti Tech House, forse hai sbagliato qualcosa, però sta anche nella bravura del DJ dire magari no, quella festa non è adatta a me, o quel pubblico potrebbe non essere adatto a me, non ci vado. Quindi abbiamo qui in studio anche un Mattia empatico, perché ci vuole una certa empatia per riuscire a calarsi nei panni del DJ che parla alla pista. Ho imparato un nuovo termine, ci vediamo dopo la pausa, sempre con Mattia qui in studio. Media News opera da 10 anni nel settore della comunicazione. La parte videogiornalistica si avvale di una redazione composta da professionisti e di una struttura tecnica all'avanguardia. I 400 metri quadrati di studi e uffici a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, consentono la produzione di numerosi format. Ben ritrovati i nostri telespettatori, nuova edizione del nostro telegiornale. Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Altro Studio Sport. La rete capillare sviluppata con le emittenti locali presenti sul territorio italiano, cresciuta negli anni, permette a Media News di disporre di numerosi contenuti, sport, cronaca, politica, e di poter veicolare le proprie produzioni su molteplici testate presenti sul territorio. Tra i clienti dell'agenzia ci sono ANSA, Corriere dello Sport, Tutto Sport, ADN Cronos, Yahoo, Perform, Eurosport, La 7 e molti altri ancora. Strappo una piuma dalle ali della musica e scrivo nel mio silenzio che fa rumore perché è intriso di ricordi. Il mondo se ne frega del freddo che si cela sotto la pelle di chi finge sorrisi ma nega. Dentro la nostalgia di legami che non sono più fisici, cioè nonostante sarai sempre mia qua. La croce che si appesantisce mentre vado avanti, tirando fuori dal buio diamanti. Ho un sogno grande come il cuore di un gigante, tra folate di incubi che turbano il sonno del pianto nella mia carne. Ma non mi arrendo, tutto il male accumulato lo deposito tra i solchi dell'inchiostro versato. Me ne spoglio, lascio a lui il compito di sopportarlo. Alleggerisco l'anima, la soffio verso il sole dal mio palmo e la trago in salvo. Eccoci dopo la pausa e dopo aver visto e ascoltato un piccolo pezzettino di un brano, Libellula. Esatto. Abbiamo scelto questo brano proprio perché tu da eco, esatto, il artista, hai azzeccato. Ecco, hai coinvolto anche un rapper e hai voluto cantare anche coinvolgendo una voce femminile.
Spiegaci un po' questa scelta artistica. Ma è stata una scelta, diciamo, è stato un pezzo un po' di transizione tra il pop che stavo facendo in quel periodo e un po' quello, la direzione che sto prendendo in questi anni. È stata una scelta perché abbiamo lavorato tutti e tre, sia io, Elodea, che Johnny Geso, per una casa discografica di Brescia che si chiama GN Records. E appunto, siccome c'era questo brano che non riuscivamo più a venirne a capo, quelle cose che scrivi, poi ci rigiri. Il blocco dello scrittore. No, non era proprio un blocco, era, diciamo, una cosa che sentivamo sempre che mancava qualcosa, ma non capivamo qualcosa. Allora abbiamo detto, proviamoci. È uscito questo brano, secondo me molto particolare, perché non ha un ritornello, è tutto un mescolarsi di emozioni e di modalità di canto e di interpretazione. E devo dire che sono contento di quello che è stato appunto poi il risultato del brano. E tu mi parlavi appunto di un cambio di direzione e Libellula si riferisce a una direzione che hai detto tu stesso stai cercando di prendere o comunque verso esatto. La quale ti sei indirizzato. Parlacene, siamo qua per curiosare. Diciamo che negli ultimi anni mi sono molto appassionato alla musica elettronica e alla musica acustica. Quindi negli ultimi anni sto lavorando ad alcuni progetti appunto di electroacoustic, quindi mescolando un po' le mie origini, quindi dalla musica rock e acustica da cui arrivo. È la prima volta che mi ripeti questo passaggio, esatto. Perché sono anche curiosa di sapere come sei finito dal rock all'elettronica. Diciamo che sono un amante della musica in generale e non so come mi sono appassionato alla musica elettronica, e una delle cose che sto amando di più in questo periodo è appunto il crossover tra quello che era la musica suonata e ciò che è la musica elettronica, cosa che stanno facendo molti, soprattutto anche dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti, ed è un trend che devo dire che mi piace molto ti rappresenta e hai toccato un punto chiave, hai detto Stati Uniti. Sì. Ecco, tu proprio perché forse, non so, ce lo racconterai tu per quale motivo, hai deciso di fare un'esperienza all'estero. Che è una cosa che consigliamo a tutti, però si è andato a Miami, che è comunque il fulcro di uno stile di vita molto diverso dal nostro, sia esatto. Dal punto di vista proprio delle persone, sia dal punto di vista culturale. Tra l'altro tu hai preparato anche una piccola rubrichina, dopo vi mostreremo un assaggio, esatto. Ma dici due paroline brevi su cosa hai provato a livello anche musicale. Sì, allora, diciamo che sono partito da qua per un famoso blocco dello scrittore. No, era un momento in cui mi ero appena laureato, quindi capivo che era il momento di fare una scelta, quindi se iniziare a mettere delle basi solide, perché è una cosa che vorrei fare, oppure tentare appunto di un'esperienza. Sì. Non avevo mai fatto esperienza all'estero. E quindi niente, ho preso il mio aereo, la mia chitarra e sono partito per Miami e ho trovato un appartamentino a South Beach e devo dire che ho trovato un mondo musicale particolare, nel senso che lì è pieno di studi di registrazione, perché giustamente quelli da New York vengono là, registrano, vanno a farsi il bagno nell'oceano. Mamma e diciamo mia, che non è una brutta, idea. Però diciamo dal punto di vista dei live l'ho trovata, pensavo molto più fermento, mentre che è una città molto legata al mondo dei party, là sono feste, party, DJ set, feste latine, hip hop, musica elettronica, lì. Però su quello diciamo che non ci si annoia, anzi, 3 mesi sono stati complicati, soprattutto tornare la sera in certe serate, però questo è un altro capitolo, diciamo. Beh, non lo diciamo troppo forte. No, però vabbè, a Miami, vabbè, dai, diciamo che a Miami ci sta anche. A Miami ci sta anche esagerare qualche volta, perché devo dire che è una città che ha un sacco da offrire, si conoscono un sacco di persone, io ero lì da solo, ogni tanto mi capitava di entrare in un locale da solo e finire in un altro locale con 50 persone. Tutti conosciuti lì, quindi diciamo è un bel mood, una bella esperienza e c'è un miscuglio anche di culture differenti, è pieno di italiani, è pieno di cubani, sudamericani, americani, quindi diciamo che è una bella prova. Una bella situazione, anche perché è una città semplicissima, diciamo. Sì. Sì, diciamo che il lato bello che si vede è quello, le feste e tutto il resto, poi dietro ci sono anche le difficoltà di essere in una città come tutti come poi i paesi del mondo, tutte le zone
del mondo. Ma tu ti sei così appassionato a questa a Miami che hai, appunto, lo accennavamo prima, hai realizzato una piccola rubrica, possiamo dire, che si chiama Eco on the Road, di cui vi proponiamo un breve assaggio in questo spezzone di video. Rainstorms ain't nothing to mess with, but I can't feel a drip on the strip. It's a trip. Ladies have dress full of your quip, and they be screaming out. So I'm thinking I'ma scoop me something hot in this South Summer rain game melting pot. Hottest club in the city, and it's right on the beach. Insomma, ecco, Eco on the Road. Che un po' di nostalgia, mi è caduta la lacrimuccia. Diciamo. Voglio vedere, insomma, bella vita. Sì. Bella vita, diciamo che mi manca un po' il vivere sempre in maniche corte e costume. È la parte forse che manca di più, visto il freddo che c'è fuori. Ma cosa hai voluto raccontare, brevemente, perché purtroppo i tempi televisivi, certo, ci costringono ad essere rapidi. Ma diciamo, io mi sono portato una semplice telecamerina e ho ripreso un po' tutta la mia esperienza lì, un po' per fare un diario mio, per ricordare appunto i momenti vissuti là, un po' per raccontare anche cos'è Miami. Quindi ho ripreso un po' tutti i quartieri, le zone, i locali più interessanti, le persone che vivono lì. Quindi ho fatto un po', diciamo, uno specchio, una cronaca, uno specchietto della mia, anzi vi invito a guardarlo. Sì, anche perché probabilmente sarà trasmisso poi all'interno del network Altro Studio, esatto, a brevissimo, per cui avremo modo tutti di vedere cosa ha raccolto, che è successo, ecco, lì a Miami. Ma adesso arriviamo ai giorni nostri, scusami, esatto, ho sbagliato gli accenti. Cosa stai preparando? Cosa bolle in pentola? Progetti? Ok, allora ho registrato un EP da a breve, sì, ho collaborato con molte persone che non so se mai uscirà, però adesso ci stiamo ragionando, vediamo. Ma vabbè, finché uno si sente creativo va sempre. Esatto, bene. Esatto. E poi sto collaborando con vari artisti, tra cui Richard J. Arden, che è un cantautore italo-olandese con cui stiamo collaborando su vari fronti. Abbiamo scritto questo brano che uscirà, speriamo, a breve, e di cui sono abbastanza contento perché mi ricorda un po' anche quel mondo lì in spiaggia, quelle atmosfere, esatto, ormai lontane nel freddo di questi giorni. Ma noi non è che possiamo sentire qualcosa, perché io lì vedo una palette, una chitarra, vabbè, che non la nascondiamo, tavolo, dai, e un microfono messo lì così a caso, esatto. No, allora, diciamo, però, che adesso faccio giusto un accenno di quello che è, anche perché la canzone ancora in fase di... Siamo felici di ascoltare. Esatto, allora questa è Big Yellow House. Vai. Well, it makes me blind, this feeling I adore. You know it's hard making mine, there's a word behind this door. Like a pirate wandering, obsessed by the gold. I can really have a dream of my baby yellow house. Baby yellow house. And how amazing is the sound of my keys inside the door. Heaven knows the way to show, and it's a rhythm on the floor. Well, it plays my mind, makes heaven not pray for me, but love need town. It just one baby yellow house. Yeah, my baby yellow house. Yeah, my baby yellow house. Yeah, my baby yellow house. Grazie mille. Questo è un piccolo assaggio, diciamo. Solo le mie manine che fanno clap clap, sicuramente. Vabbè, da casa apprezzo, i danzi staranno facendo il tifo per te. E purtroppo io ho pochissimi secondi, perché avrei voluto farti anche tante domande su questo pezzo. L'influenza comunque di un tipo di musica di oltreoceano si sente. Si sente che hai studiato canto, perché si sente questo diaframma che risuona. Però, vabbè, brevissima sì, panoramica sui tuoi ultimi progetti.
a parte questo ultimo disco, c'è qualche altra cosina per i fan in particolare? In particolare seguite i miei canali su Facebook Echo e il sito www.mynameiseco.com, ci saranno appunto le news, l'uscita di questo singolo ed altri che arriveranno dopo e niente, sarò in tour tra l'altro con Richard J. Arden i primi di gennaio come spalla e sì diciamo stiamo facendo un nuovo da un inizio frizzante. Sì diciamo così, saremo in tour tutto fine gennaio e poi si vedranno altre date. Allora non ci resta altro che augurare ai nostri telespettatori buon Natale, ma lo facciamo fare prima da Echo e poi vi lasciamo subito dopo alle note nostalgiche di un pezzo che si chiama Questa notte del gruppo Antigua e quindi la telecamera. Allora, tanti auguri, buon Natale a tutti e un saluto ai miei soci degli Antigua con cui voglio ricordare i bei tempi andati con questa canzone che è appunto Questa notte. Allora noi ci rivediamo invece alla prossima puntata, tanti auguri anche da me, alla prossima. Guardando la neve è ancora, sento questa notte vive dentro il cuore di chi come me sta imparando. Sapore dell'aria ghiacciata e del fuoco Le vigne De Caro, dalle colline di San Vincenzo La Costa e di San Benedetto Ullano. Le migliori uve, il miglior vino. Dal giusto connubio nascono gli inconfondibili vini De Caro. Azienda agricola De Caro, San Vincenzo La Costa. 0984 40 42 08. I vini delle cantine De Caro li puoi trovare negli ipermercati e supermercati Il Gigante.